E ragazzi, come va? Io sono Fereniki. E io sono Stefan, che oggi è Magimod. E oggi siamo qui con un nuovo nascondino con i mostri in compagnia di Lion e Anna. Esattamente, questa volta però il mostro secondo me farà decisamente più paura di quelli abbastanza, di Five Nights at Freddy's. Perché abbiamo scelto Jason di Friday the 13th, quindi di venerdì 13. Ed è davvero cattivo, ragazzi. Quindi ci saranno diversi motivi per volersi nascondere. E abbiamo scelto anche, secondo me, una mappa abbastanza a tema. Perché è una di quelle villette proprio da casa. No, ville grande. È una villa da... come si dice? Casa vacanza, Fere? Sì, più o meno sì. Ok, meno sì. Da proprio da montagna. Quindi secondo me è perfettamente a tema. E ci sono tanti nascondigli e tanti passaggi segreti. Quindi sarà super divertente nascondervi. E il video vi piacerà tantissimo. Buona visione! Ciao nipotini miei, volete fare un gioco col vostro nonnino? No, non ci convinci tanto. La paghetta. No, la paghetta dopo che finiamo il gioco, va bene? Ma no, okay, non è giusto. Che gioco vuoi fare? Pokémon. No, niente Pokémon, ci avete già giocato tutta la mattina. Cavalluccio. Cavalluccio. Sono troppo vecchio. Prendici in braccio, sì. Lasciatemi allora, in pace. Non si può giocare a niente. Che nonno noioso. Giochiamo a nascondino. Okay. Però è un po' banale, però va bene. No, è un nascondino speciale. Non vi dico perché è speciale. Bello. Ma cercate di intuirlo da soli. Vi do un indizio perché è speciale, guardatemi. Okay. Avete capito? Il nonno mi sa che ha bevuto un po' e ci vuole togliere di mezzo. No, assolutamente no. Voglio giocare a nascondino convinti. Con i miei nipotini. Io inizio a cercare. Vediamo vai, a chi potrò dare il mio amore. Nessuno. Nessuna porta aperta, quindi siete stati bravi. Allora. Sì. Noi siamo esperti di nascondino. Ma io mamma non mia, mi sento non ci tranquilla batte nessuno. Perché ho sentito un odore di vino addosso al nonno. Non è vero. Dove mi stanno prendendo? Ah, ma davvero? No, perché sei già qui? Perché sei già qui? Stavano parlando di bottiglie di vino. E infatti non erano qui. Non so perché stavano parlando di bottiglie di vino. Io voglio il nipotino. No, voglio il nipotino. Vieni qui. Vieni qui. Ti do una carezza. Ti do una carezza. Salve, dove sei? Prendi lei. Siete troppo veloci, nipotini. Vi siete chiusi qua? Venite un po'. No. A prendere i passaggi lasciaci segreti. Non ci posso. Vitalia fette. Oh mio Dio, cosa ho sentito? Nulla, nipotino. Vieni a giocare con noi. Vieni, che giochiamo vai via, tutti insieme. Nonno, vai via. C'è Fere dietro le scatole. Ma non fare la spia. Ciao, Fere. Ma dai. Oddio. Mi hai fatto morire. E io lo dico a nonna. Mi sento un po' in colpa. Adesso sapete di chi non fidarvi. Ma dimmi te che appena ero in difficoltà subito ho detto dove ero io. Non mi aveva neanche visto. Tranquilla nipotina, verrà punito. Lo spero, nonno. Non è come sembra. Ok, allora com'è che sembra? Stai facendo allora, la doccia? Sembra che io sia qua. Sembra. Ok. È che io sono un oggetto ornamentale. Ok. Sono un disegno che ti ho fatto e tu l'hai appeso sulla vasca da bagno. Ah, ecco, sì. E no, come no, mai no, ti muovi? Non è lui, è perché è un disegno in 3D. Molto realistico. Ma lo posso toccare un attimo, scusate, vorrei vedere di che cosa è fatto. Aia, nonno, mamma mia, che è davvero realistico. Urla pure, aia. È proprio realistico. Sì, urla pure sì. Soffre, pensa un po'. No! Perché cosa è successo? Così? Cosa è successo? Lui voleva farmi esplodere, però è esploso da solo. Già. Nipotino, no, che è questa maledizione? Quante volte ti ho detto che non si gioca con le cose esplosive? I petardi. È pericoloso. È pericoloso. Dovresti saperlo, non ho più esperienza di tutto. Esatto, il macete non è pericoloso, le bombe lo sono. Quindi ricordatelo e non ci giocare più, va bene? Chi sei tu? Chi sei? Non, di sicuro sono non sei. Lo zio che proviene. Lo zio dall'America. Dall'America. Regali belli. Dacci. Hai qualche regalo? Ah, certo, cosa ma ci che porti mi avete dall'America? Preso per uno di quegli zii? Vi porto un coltello di ultima generazione. Ma zio, non è una bella cosa. Ma non è come no, bambini. È bellissimo. Ma siamo troppo piccoli per giocare con certe cose. Ma infatti non è per voi, è per me. Ah, ci ok. Sono io che ci ma gioco. Come ci compri un regalo che è per te? Tranquilli, ma come? Lo voglio usare per tagliarci qualcosa da mangiare. Zio. Sicuramente. Ah, okay.
per tagliarci... No, non è per tagliarvi il cioccolato o qualcosa del genere, no. È che io gioco con voi con il coltello nuovo. Okay. E secondo me non viene che iniziate a nascondervi, perché ho intenzione di piantarvelo tra capo e collo. Senza mezzi termini, scappiamo. Allora, io me ne vado da qualche parte. Scappiamo. Scusate se non resto lì ad aspettare troppo tempo. Bene, chi è dentro è dentro, chi è fuori okay. è fuori. Il primo vai, posto zio. Controllo. Aiuto. Bene, allora controllo subito in cucina, che secondo me qualcuno ci si è infilato. Secondo me Anna lì, non so perché. Qua nell'armadio, per esempio, non c'è nessuno. Ma guarda che nipotini originali che ho, eh. Sì. Nessuno riciclato, nessun nascondiglio. Esatto. Allora in bagno nella vasca? No, neanche. No. Ma guarda che nipoti, ma proprio... Sinceramente, guarda, non so chi aveva fatto quel nascondiglio, ma era proprio brutto, vero? Sì. Però forse qua dentro invece, qua nella sala da biliardo, neanche lo zio annusa qualcuno. No, mi spiace. Grazie zio, grazie. Sì, ormai abbiamo fatto esperienza col nonno, quindi siamo diventati molto bravi. Il nonno è bravo, mi batteva sempre quando ci giocavamo da ragazzini. Sì, abbiamo imparato dal migliore. Ci ha allenato tantissimo. Anna, come va? Tutto bene? C'è una puzza di scarpe tremenda. Mi sa che non va tutto bene per Anna. Ma guarda te. Anna scappa. L'altro non c'era un altro, no. No, Anna era da sola, No, Fere, perché mi stai copiando il nascondiglio? Steph e Ferenic, dite la verità. Sì. Siete in alto o in basso? In alto. In alto. Siete in soffitta. Zio? In soffitta? Vi vedo. Ma dai! Da sopra c'è uno appollaiato. Vieni, ho sfruttato altro... anche l'ombra. Zio. Scendi subito, male. Scendi sotto. Sei tu che mi fai male, zio. Allora, prova a prendermi. Vado a sinistra, destra. Sinistra, destra. Sinistra, destra. Io tiro le mannaiate. Sinistra, destra. Addio, zio. Ho portato la valigia. Sono arrabbiato, non ne posso più. Aspetta un po'. Ha notato qualcosa? Che c'è? Ma... non ci posso Scappa credere fare. Non ci posso. Dov'era? Perché non si apre più la porta? Oh mio Dio. Sono entrato una volta, ho visto questa cosa colorata dietro la porta. Ho detto boh, sarà una poltrona. Stavo andando via quando all'improvviso mi è girata una rotella. Ero zitta perché ti vedevo passare. Ma guarda te, invece no, non era la nipotina, gli ho dato una mannaiata, gli ho dato proprio. Vedi, mi stavi confondendo con una poltrona, non va bene questa, non va bene. Lo so, c'hai ragione anche tu, è poco affettuoso con i nipoti. Sì, no, lo zio è meno affettuoso del nonno, sì. Che già il nonno non è che era tutto Il nonno era gentilissimo, esatto. Non criticate ma, il nonno. Perché hanno fatto... Perché ci siamo trovati io e Anna. Dove saranno? Dove saranno? Diteci un indizio. In una stanza. Vogliamo un indizio? Oh. Una stanza. Che indizio vabbè, è? Dai. È una bella... Dai, è un bel indizio, no? No, per niente. Vuol dire che non è... un po' di più. No! Brutto, schifoso! Prendo Anna. Dov'è? No, vieni qua. Scappa, Anna. Non ci posso credere! Guarda vieni come subito qua, maledetta a pusillarmi. Dove sono andati? Eccola! Non è vero, non ero non io! La vedo, fermati, ti dico... le mannaiate scappando. Vieni subito qua. Dove corri. Tornare subito dallo zio. Vieni qui dallo zio. Povera. Come fa? Sei morta da sola? È morta dallo spavento. Inciampata. Dallo spavento. E zio tu là sopra. Ciao zio. Sto facendo un po' di parkour. Ah, eccolo. Quindi? Dov'è? No, non scendo, grazie. Dove che sia, quando lui non dice è sempre là sopra. È sempre lì sopra, adesso, è vero. Vediamo un po', Zio. Vediamo un po' se... è pericoloso, zio, ti fa male alle ginocchia. Scendi, ti dico. No, grazie. Ma che lurido che... Ma me lo spingete giù, dai, buttate io. Sto cercando di far smettere. Bravi, così. Traditori. Zio lo aspetta qua sotto. Traditori. Eccolo là. Aiuto. È venuto giù, vieni qua. È la finta. Allora, metta a chiappo. Mi serve un nascondiglio. È andato sotto. Perfetto, è andato qua sotto. Il zio ti viene a prendere. No, zio. C'è il tuo programma preferito alla TV. Vai a guardare quello. Sì. Non me ne frega. No! Ma dov'era? Non mi ha visto? Era qua. Dove sei? Ti ero a fianco. E qua è andato. Aiuto. Si è infiltrato nel... No! Eccolo! Mamma mia!
Guarda, sempre dietro gli angoli si annida, lui. Mamma sì, mia. Sì. Cerco di nascondermi, zio, perché sei antipatico. Finalmente è arrivato il turno della nonna e anche la nonna che potrà palle, la nonna, no, divertirsi no, un pochetto. Ma come? No, perché i miei nipotini mi odiano? Perché? Perché il nonno ci ha già annoiato un po' insieme allo zio. Ma non è giusto, come cioè... osi? Era il migliore. Era il nonno il migliore. No, non dite queste cose perché non è... Allora, vi pesto già da adesso e non vi lascio neanche nascondere. Quindi dite immediatamente che sono la migliore nonna. Guarda cosa ho imparato, nonna. Dobbiamo giocare a nascondino, giusto, nonna? Certo, come sempre. Guarda cosa abbiamo imparato a fare, guarda. Che cos'è? Credo di non essere tanto facilmente nascondibile. Lion non ha imparato bene a nascondersi. Io sono abbastanza bravo. Faccio questo, va bene. Guarda, Steph, guarda. Sentili. Guarda, Steph. Dove sei? Ma dimmi se... Ma è perfetto. Aspetta. È perfetto. Mettiti anche tu qua. Okay. Stessa qua, uguale a me. Ok, aspetta. Io faccio Anna questa. Anna invece è zitta, quindi magari così. Anna non è con voi. Ti piace? O forse sì. No, sì, perché non mi fido di loro. No, bene. Anna, siamo pronti! Abbiamo fatto un nascondiglio bellissimo, Anna. Posso ti andare? Dovevi fidare. Anna, non ci trovi, Cioè, io te lo dico, puoi anche andare a tornare a fare la maglia. Perché tanto non ci trovi. Non hai speranze, nonnina. Stati così cattivi con sì, me. Sì, sì, nonnina. No. Crudeltà pura. Ma dai. Guarda, ti diamo anche un indizio. Ok. Siamo vicino alla cucina perché tanto non ci trovi. Ho esagerato. Chi è questa gallina? Forse sì, però vediamo. Chi è la gallina? Che va Anna? Mi sa che Anna la gallina è stata trovata. Ho trovato già Anna, voilà. Che poi si muoveva zitta. Avevo anche il dubbio che fosse una cosa che si muovesse cioè da sola. Era zitta che scappava piano piano. Dove è finita? Io ho visto la, la gallina. L'ho vista anch'io la gallina. Ho fatto dai, no, vabbè, lasciamo perdere. È difficile nascondersi. E invece ad Anna è piaciuta. Siete qua? Io non qua, guarda, l'ho trovato. C'era qualcosa di strano. C'era qualcosa di strano nel tuo... Scappa via. Perché non mi salta? Aiuto. Dai, scappa un po' che se no non ci divertimento. Io te l'ho detto che avevi esagerato con l'indizio. Guarda, non riesce a saltare per le scale. Aspetta, però, nel frattempo, se Steph è vicino, era vicino al Lion, quindi qui, e qui per forza che lui... Te sei morto, ma che tristezza! Anzi, volo. Fere! Io ho dato un colpo a casaccione il tavolo e sei morto. Avevo 5 di vita, Fere. Ma come? È perché ero piccolo. Eh sì, chi è piccoli, che sta scappando qua da uccellino? Aiuto! Scappa, Anna! Volo via! Ma questa, cos'è questa cosa? Cos'è un palloncino, lasciami stare. Un palloncino a forma di te. No, dai, però io lassù non ci arrivo. Cioè, la nonna è vecchia, non ce la fa a fare queste cose. Lo so, appunto per quello. Sto come palloncino. È impossibile da prendere. Ci sta schivando anche i proiettili. Ma guardate come vola. È lì. Ok, non c'è più. Ma l'ho presa, nonna, l'ho fucilata. Bravo, nipotino, bravo. Sei stato bravissimo, non ti darò più colpi di mazzate. Non ti fidare della nonna. Lo promette sempre, ma poi picchia tutti. Quindi non ti fidare. Io ho picchiato solo chi mi ha imbrogliato nel nascondino. Ciao, nonna. Dove sei? Dove è andato lui? Ciao, nonna. Ma perché non mi nota nessuno? Perché non mi notate? È questo cono? Sì, sono io. Mi sa che è quello. Aia, nonna. Ma non riesco. Vabbè. Oh mio Dio. Chi mi ha dato delle armi nucleari? Perché ho sempre qualcosa da tirare fuori per distruggere il tutto? Cioè, mazza sempre a tutti. I miei nipotini mi stanno distruggendo la casa. Il divano va a fuoco, è tutto nero. Direi che ci siamo fermati così per questo video. Speriamo che vi sia piaciuto. Fateci sapere nei commenti e con sondaggio se volete vedere altri video appunto con i mostri. Certo. O se preferite il nascondino classico. Secondo me è molto divertente e mette un sacco sono di ansia. Sono divertenti entrambi. Sono diversi e mi piacciono entrambi. Esattamente, speriamo che comunque quindi il video vi sia piaciuto. Ci avete chiesto tantissimi di fare un altro video con Lion e Anna, quindi ci tenevamo a portarvelo. Noi ci siamo divertiti davvero un sacco. Lasciate tanti like per supportare il video e ci fermiamo così. Beh ragazzi, adesso è tutto, lasciateci un bel like. Se è la prima volta che vedete il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdere gli altri episodi. Ciao e alla prossima. Ciao.